E quindi veramente auspichiamo una riflessione su questo ordine del giorno e magari un voto favorevole da parte della maggioranza. Grazie. Grazie onorevole Cariello. Ha chiesto di intervenire il vice ministro Morando. Grazie signora Presidente. Volevo semplicemente ricordare che il credito d'imposta introdotto durante la discussione della Commissione bilancio nella legge di stabilità è un credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che si fa valere semplicemente compilando l'F24, quindi non è affatto vero quello che è appena stato detto, e cioè che per poter adire al credito d'imposta bisogna avere un'impresa che faccia utili. L'F24 contiene tributi, contributi ed è esattamente su tutto quell'insieme di tributi e contributi che si può far valere. Quindi l'argomento che è stato appena sviluppato non ha alcun fondamento. Grazie. Metto in votazione l'emendamento 1.21 Cariello. Parere contrario, Commissione e Governo. Favorevole dei relatori di minoranza. Aperta la votazione. Marazziti. Duva. Sarti. Del Grosso. Marazziti non riesce a votare. Sblocchiamo la postazione. Onorevole Del Grosso, lei è riuscito opposto. Ci sono altri, non vedo niente. Mani alzate, non ne vedo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.22 Pisano, che chiede di intervenire. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Io vorrei l'attenzione del Vice Ministro Morando e il Sottosegretario Baretta. Nel provvedimento avete inserito, insieme alla maggioranza, la possibilità per le imprese del Mezzogiorno di fruire diciamo, di un allungamento di termini per la trasformazione, per la detrazione delle spese dei costi, diciamo, del lavoro sulla trasformazione dei contratti a tempo determinato. Ora, il problema nel momento in cui un'impresa è in sofferenza non è quello di trasformare dei contratti a tempo determinato, ammesso che ne abbia ancora, o di assumere nuove persone. Il problema è che questa impresa non ha più un mercato di riferimento, non ha più la competitività necessaria.